Livrea bianconera è quindi di casa per la nuova 500L della Fiat, perché cosa sta L? Ovviamente per large, che significa vitaminizzata, anche se abusiamo spesso di questo vocabolo. Che cos'è? È una 500 pensata più che altro per la famiglia, quindi non più due posti più due dietro, ma quattro posti veri e propri, oppure cinque, che consentono anche viaggi medi e lunghi. Il design è accattivante, nel senso che non lascia indifferenti e deve piacere però perché alcuni particolari, come per esempio l'indicatore di direzione, sembra abbandonato un po' a se stesso sulla fiancata. Bella invece la colorazione bianco-nera e quindi bicolor, ottima, ottima davvero l'abitabilità a bordo, perché io ci sto comodissimo anzitutto, il che è già di per sé un plus non indifferente, ma riesco tranquillamente a guidare senza problemi di volante nelle ginocchia, con un'altezza davvero importante e una visibilità ottima, sembra di stare in un acquario, e poi capirete perché dal test drive di Andrea. E dietro come ci si sta? Dietro si sta altrettanto comodi, perché in 4 o in 5, e quindi ci sta, oltre alla felpa di Andrea, ci sta anche un passeggero extra large, si sta davvero comodi, soprattutto perché? Perché si può tirare avanti e indietro il sedile posteriore per aumentare o diminuire la capacità di carico del bagagliaio. Ma soprattutto, aspettate che vi faccio vedere un'altra cosa interessante, si può abbattere il sedile posteriore in due modi. Si può fare in questa maniera, modulo numero 1, o in alternativa, seconda maniera. Perché mi interessa portare a questa altezza il sedile? Perché dal bagagliaio, specialmente se sto traslocando, ho bisogno di andare a comprarmi i mobili e quindi sono in giro insieme alla mia ragazza all'IKEA al Mercatone 1, posso tranquillamente sfruttare fino al sedile del passeggero in lunghezza la stessa altezza per mettere tutti gli scaffalibilli che mi servono. Se invece non ho questa esigenza, posso sfruttare il pozzetto posteriore e anche spostare il pianale. Certo, non è un'operazione così comoda, infatti adesso non ci sto riuscendo. Vediamo se ce la faccio. Sì, eccoci qua. Per sfruttare il vano di carico molto basso. Noi adesso che cosa facciamo? Andiamo a guidarla in strada, cambio interessante, motore interessante, con qualche pregio, qualche difetto. Pregio c'è lo start and stop, difetto ve lo racconta Andrea. Bene amici di HD Motori, siamo al volante della nuova 500L in versione 900, bicilindrica, turbo ovviamente, ma con la soglia di potenza innalzata a 105 cavalli. La coppia è di 145 Nm a 2000 giri, mentre la cavalleria e i 105 cavalli vengono espressi praticamente al massimo del regime di rotazione, quindi a 5500 giri minuto. Inizio a parlarvi dello sterzo, che è sempre molto leggero se usato in city, ha la possibilità di disinserire il city, diventa un pochino più pesante, ma si indurisce molto in base alla velocità, quindi a velocità autostradale lo sterzo diventa preciso, rimane sempre un filo leggero, ma comunque nello spirito della vettura, quindi non ovviamente racing. Per quanto riguarda il diametro, è abbastanza ampio, ma comunque ben calibrato rispetto anche alle dimensioni del posto guida, che lo trovo soddisfacente. Una guida molto alta, ma come alta tutta la vettura, con un corpo vettura davvero che sovrasta le altre city car, praticamente è una piccola monovolume. Vi parlo del cambio. Il cambio è a 6 marce, ben spaziate in prima e in seconda. Se facciamo riprese sprint, c'è sempre la tendenza di arrivare a limitatore, perché il motore frulla, e frulla non lo dico a caso, proprio lo dico per il rumore che fa questo bicilindrico, bene fino a 4500-5000 giri. Dopo c'è un calo di potenza abbastanza sensibile, ma poi lo proveremo nella nostra prova di accelerazione. Per quanto riguarda la tenuta di strada, nonostante l'altezza da terra e l'altezza del corpo vettura, non abbiamo mai problemi di stabilità, sempre un'ottima tenuta di strada in qualsiasi condizione, anche nei cambi di direzione repentini fatti ad alta velocità, complice anche il passo abbastanza lungo, è sempre una vettura molto molto stabile.
Vi parlo intanto di climatizzazione, che è uno dei punti forti di questa vettura. Ho trovato il climatizzatore veramente doc. È un climatizzatore bizona con la possibilità di regolare separatamente lato sinistro, lato destro, con un funzionamento in automatico abbastanza intelligente. Ovviamente è possibile poi regolare i flussi e la temperatura, oltre che la velocità della ventola, in maniera manuale, ma l'automatismo porta sempre la vettura alla temperatura desiderata in maniera intelligente. Dico questo perché in questo periodo primaverile è un po' particolare il clima, quindi magari si prende la vettura fredda, parcheggiata nel box, si esce, ci sono fuori temperature elevate, ma questa differenza di temperatura non fa impazzire il climatizzatore, cosa che succede su altre vetture. Eccoci, strada con buche ed ossi, speriamo non riasfaltino mai. Ci permette di assaggiare il comfort di marcia sempre molto elevato. I sedili non sono molto contenitivi perché sono un po' piatti come spalle laterali, ma sono confortevoli. La vettura assorbe sempre bene le asperità, è tarata un filo sul morbido, ma ci sta, in realtà è una city car vitaminizzata. Vi parlo intanto di interni. Allora, gli interni sono disegnati secondo me in maniera chic, ma sono un po' cheap. Le plastiche hanno al tatto una buona consistenza perché è quasi gommata questa plastica, ma alla vista sembrano un po' povere. Comunque i comandi sono tutti a portata di mano tranne uno, il cruise control. Cruise control che è posizionato a sinistra del volante sul piantone nascosto. Se non conosciamo la nostra vettura a memoria, quindi se non sappiamo esattamente come funziona, dobbiamo abbassarci per andare a leggerlo, cosa praticamente impossibile e scomodissima. Quindi le prime volte che utilizzerete questa 500 non troverete il cruise control. Ma siamo qua nella nostra prova di accelerazione. Prima giù tutto il gas, come avete sentito, 5500 giri, è entrato il limitatore. Seconda, il rumore è classico del bicilindrico, sembra un po' una Panda 30 o anche la 500 tuner che abbiamo provato. Eccoci qua, prova di fermata. Entra l'Hazard, gli spazi frenata sono abbastanza buoni, nessun scompenso particolare. I dossi, quelli che stiamo prendendo, vengono assorbiti bene. Dicevo prima, le sospensioni sono veramente tarate molto bene. Parliamo un po' del motore. Ecco, questo bicilindrico così spinto, perché alla fine ha una potenza specifica di 120 cavalli litro, che sono veramente tanti, secondo me è un po' sottodimensionato per questa 500L, soprattutto perché bisogna schiacciare abbastanza per ottenere prestazioni interessanti a scapito dei consumi. Con questa 500L non siamo riusciti in città a fare più di 10 km con un litro. Ecco, in autostrada a 110 fissi siamo riusciti a fare 18, a 130 intorno ai 13 e nella guida mista extraurbana siamo rimasti sui 15 km con un litro, per una media globale intorno ai 14. C'è anche il pulsante eco che ci permette di tagliare potenza al motore, di variare la fasatura della centralina e di risparmiare un po' di carburante. Però con il pulsante eco inserito il motore veramente manca di spunto e bisogna sempre usare marce basse per avere una potenza sufficiente. Probabilmente la versione diesel con un po' più di coppia in basso è più tarata per il peso di questa vettura e anche per una sezione frontale che non è piccolissima. Vi stavo parlando poi di interni, vi parlo di sistema infotainment, anche se faremo il focus su questo. Finalmente Fiat abbandona il Blue Me per abbracciare lo U-Connect di derivazione Chrysler. È un bene perché abbiamo qua un display touchscreen molto funzionale. Tra l'altro sulla nostra vettura è montato il sistema Beats Audio Optional e ha un audio veramente buono. Seguite il nostro focus sull'infotainment. Una cosa che non mi piace molto, unica cosa che non mi piace molto, il TomTom montato lì sulla torretta non è più collegato come era col Blue Me al sistema di bordo, quindi l'audio del TomTom non può uscire dalle casse, non silenzia o abbassa l'autoradio, ma è come se fosse un'unità lì fine a se stessa. Stiamo salendo e quello che dicevo prima, un po' la mancanza di
di potenza si fa sentire. Togliamo l'eco, abbiamo dovuto mettere in seconda per fare questa salita che comunque è abbastanza ripida qua a Montevecchia. Per quanto riguarda gli interni, altra cosa che volevo farvi notare è il fantastico tetto panoramico, veramente tantissimo vetro, dona una luminosità veramente eccezionale all'abitacolo, sembra un abitacolo arioso, grande, grazie anche all'ampia superficie vetrata che ci circonda, tetto che è possibile oscurare con la tendina motorizzata. Pregio di questa tendina è di non oscurare completamente la luce, ma di togliere i raggi ultra infrarossi che ci scaldano la testa, ma di far entrare la luce, quindi rimane una buona luminosità anche con la tenda chiusa, che rimane anche molto ben tensionata sempre quando è chiusa. Beh, che dire di questa 500L? Partiamo dal prezzo. Questa versione che abbiamo noi costa circa 20.000 euro con tutti gli optional che sono installati sulla vettura che abbiamo in prova, arriva a 22.700, un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrente diretta che è la Mini Countryman che abbiamo provato poco tempo fa, per delle sensazioni di guida buone, abitabilità eccellente. Unica cosa che mi fa storcere un po' il naso, il motore, forse sottodimensionato per la mole della vettura. Per HD Motori, Andrea Galeazzi.